Buongiorno a tutti! In questo nuovo tutorial mostrerò come realizzare un altro progettino per questo fine autunno, inizio inverno, ossia questo elegantissimo mini cocoon o coprispalle che io ho deciso di chiamare Butterfly. Per quanto riguarda il filato, ne ho usato uno nuovo della Mistrico Filati che si chiama Mohair Luxe Color, che trovo fantastico perché al suo interno ha il 60% di mohair e poi vedete è un colore sfumato, ha anche il lamé ed è veramente morbidissimo. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri e io il colore che ho scelto è questo sfumato lilla e viola. In descrizione vi lascerò il link del sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Oltre a questo c'è uno spettacolare blu notte che è meraviglioso, ma ci sono anche altri colori che troverete secondo me molto belli per poter realizzare questi tipi di coprispalle o mini cocoon molto particolari. Per quanto riguarda questo, è una taglia S ed è realizzato un rettangolo. Per realizzare questo rettangolo mi sono serviti 200 grammi di questo filato, quindi 4 gomitoli che ho lavorato con un 103,5. Come vi dicevo, si tratta di un rettangolo che a me è venuto lungo 80 cm, alto 60. Naturalmente voi potete fare il cocoon anche molto più grande, quindi potete montare molte più catenelle e in questo caso avere quindi molto più scendere, che vi scende molto di più sulle braccia, e potete farlo anche più alto, quindi che vi scende molto anche dietro. Io ho deciso di fare qualcosa di elegante, quindi non volevo poi diventasse troppo importante per poterlo usare anche per uscire soltanto la sera con gli amici, poi doverlo per forza indossare in qualche occasione, visto che la me, anche se non si vede dalla telecamera, non si vede, ma vi posso assicurare che è molto luccicoso. Quindi preferivo qualcosa di un po' più sobrio da poter indossare anche in questo periodo, che è a fine settembre, nelle serate, con un bel giubbottino di pelle, quindi metterci questo sopra, qualcosa appunto di carino. Realizzarlo è semplicissimo, anche per le principianti vi posso assicurare che è un punto veramente molto semplice, e una volta fatto questo rettangolo non si va a far altro che cucire per creare le maniche, appunto l'apertura per poterlo indossare. Non ho fatto alcun tipo di bordino, anche se mi sentirete a un certo punto nel video tutorial dire che l'avrei fatto, ma in realtà poi mi sono detta meglio di no, perché il bordino l'avrebbe, ecco, di nuovo reso troppo prezioso, e io volevo qualcosa di un po' più semplice, un po' più fine. Però se voi volete impreziosirlo, se volete renderlo ancora più bello, io vi opterei per un bordino classico tipo dei ventagli, e se non volete lavorarlo con lo stesso mohair potete optare per fare un velluto semplice di maglie basse o di maglie alte con il velluto. Le lascio il link in descrizione in caso mai avessi intenzione di creare appunto questo distacco tra il mohair e il velluto, usando il velluto come appunto bordino, e c'è il viola sia scuro che quello lilla, che sarebbero perfetti per poter creare appunto un bordino a questo mini cocoon. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, e potete taggarmi su Instagram sia come Elsa Faccio, o se avete acquistato il filato tramite il sito Uncentando con i filati o la Merceria Coletti potete taggarci su Instagram su Uncentando con i filati e su Facebook Merceria Coletti. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro mini cocoon io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati linea Mohair Luxe Color, che è stupendo, è con mohair, è molto soffice, anche il lamé. Il colore che ho scelto io è questo sfumato del lilla e del viola, ma ce ne sono anche altri presenti sempre sul sito Uncentando con i filati. Allora, lavorerò con l'uncinetto del 4,5. Io ho montato nel campione 45 catenelle, ma vi dico già che per la creazione vera e propria io andrò a montare 117 catenelle. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 18, a cui poi bisogna aggiungere 9 catenelle che servono per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi qui io ho montato 45, ma nella lavorazione vera e propria io ho montato 117 catenelle, e vi dico anche che la lavorazione così, montando 117 catenelle, verrà 80 cm di larghezza. Se voi la volete più larga dovete andare a mettere
quindi più lunga che vi cada di più sulle braccia, dovete andare a mettere più motivi. E io direi per una taglia M di andare a montare almeno due motivi in più per averlo uguale alla mia. Se lo volete ancora più larga, cioè scusatemi, più lunga, dovete andare a montare almeno 4 motivi in più. Taglia L, andate direttamente a montare tra le 4 agli 8 motivi in più. Questo naturalmente dipende sempre da quanto la volete larga. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2. Prendo il filo, salto la prima delle mie 45 maglie, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto una catenella, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. E adesso continuo fino ad arrivare a realizzare un totale di 17 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una già l'ho fatta e continuo ad fare la seconda. Vado nella catena successiva, terza, fino ad arrivare ad avere 17 maglie alte. Realizzate le nostre 17 maglie alte, di nuovo andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo una catenella, andiamo nella successiva e ricominciamo a fare 17 maglie alte. Quindi questo è quello che ripetiamo per tutto il giro: 17 maglie alte, 3 catenelle, si salta una maglia di base e di nuovo si vanno a fare 17 maglie alte. Questo lo dovete ripetere per tutto il giro. Arrivate alla fine e vi farò vedere come terminare. Allora, ho fatto le altre 17 maglie alte, le 3 catenelle, quindi sono arrivata alla fine del mio primo giro. Dopo le 3 catenelle salto una catenella di base, entro nella successiva e faccio la mia prima maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, terza maglia alta nella catenella successiva, quarta maglia alta nell'ultima catenella. Quindi vedete, io ho fatto 4 maglie alte come le avevo fatte all'inizio. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a lavorare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. 3 catenelle, scusate, 2 catenelle, 1 e 2, salto le ultime 2 maglie alte, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte e adesso vado a fare quello che farò per tutto il mio secondo giro, ossia vado a fare 13 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi salto le prime 2, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10, successiva 11, successiva 12, successiva 13. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, le ultime 2 maglie alte, entro nella seconda delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte e ricomincio a fare le mie maglie alte. Quindi questo è quello che dovremmo andare a fare per tutto il secondo giro: 13 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Allora, ripetuto questo per tutto il secondo giro, possiamo andare a terminare il secondo. Dopo aver fatto le 13 maglie alte, facciamo le 2 catenelle, entriamo nella seconda delle 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo le prime 2 maglie alte, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta.
una maglia alta sopra la terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. E ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte. Una, due. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo realizzo 2 maglie alte. Una, due. Adesso vado a realizzare 6 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una maglia alta e di nuovo vado nella successiva e realizzo 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ricominciamo. Andiamo nell'archetto di 2 catenelle e facciamo 2 maglie alte, una e due, una maglia bassa sopra la maglia, una maglia alta sopra la maglia bassa, archetto di 2 catenelle, realizziamo 2 maglie alte, una, due, e di nuovo 6 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, 4, 5, 6, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo salto una maglia alta, entro una successiva e realizzo la mia prima maglia alta e ne vado a fare di nuovo 6, quindi una già l'ho fatta, 2, 3, 4, 5, e 6 e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro terzo giro. 6 maglie alte sopra le prime 6 di 13 maglie alte, 3 catenelle, saltiamo una maglia alta e di nuovo 6 maglie alte, 2 maglie alte dove abbiamo le 2 catenelle, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, 2 maglie alte dove abbiamo le due, l'archetto di 2 catenelle. Si continua così per tutto il terzo giro. Si termina facendo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, due, una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi una e due, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta entrando nella terza catenella. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Quarto giro, realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a terminare dove ho le ultime due, quindi saltando le ultime due, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 11 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, successiva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Adesso incominciamo a fare quello che faremo per tutto il giro e andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza, nella seconda delle 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo 2 maglie alte e adesso andiamo a realizzare 13 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi salto le prime due, entro e vado nella terza e faccio la mia prima maglia alta. Qui ne dobbiamo fare un totale di 13 e questo è quello che verremo a ripetere sempre per tutto il quarto giro. Quindi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, scusate, mi tiro un attimo il filo, eccomi, 10, 11, 12 e 13. Come vedete mi sono avanzate le ultime due catenelle, due magliette. Andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nella seconda delle 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle e si ricomincia. Quindi per tutto il giro noi dovremo fare 13 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle. Andremo a terminare l'ultimo giro, il quarto giro, saltando le ultime 2 maglie alte, entrando nella terza e facendo la prima delle nostre 11 maglie alte, perché se ricordate all'inizio ne abbiamo fatto 11 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Allora, questi sono i nostri 4 giri che dovremo andare a ripetere per tutta la lunghezza del nostro mini cocoon. Vi faccio rivedere solo un attimo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Dobbiamo fare un totale di 4 maglie alte, una già l'abbiamo fatta, vado sulla successiva 2, successiva 3, successiva 4. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta. Vi ricordate, sotto noi facciamo 17 maglie alte, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6. Vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte per avere la settima e l'ottava. Nona maglia alta sopra la maglia bassa, decima maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, undicesima maglia alta nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare la dodicesima, 13, no scusatemi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sì, 14, 15, 16 e 17. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva, andiamo a fare le nostre 13 maglie alte, quindi 1, 2, 3, e così via, ricordandovi quindi di fare sempre 2 maglie alte dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e la maglia alta dove abbiamo la maglia alta. E naturalmente dopo aver fatto le 17 maglie alte dovrete terminare facendo 3 catenelle, saltando una maglia alta e facendo le ultime 4 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio. Quindi ripeto, questi sono i 3 giri, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, o forse vi dirò direttamente quanto mi è venuto alto il mio rettangolo, e poi vi farò vedere come cucire. Come cucire e vi farò sapere se farò un bordino oppure no. Ho terminato il mio, diciamo, rettangolo. Per poterlo fare, allora, io ho alla fine montato le catenelle, mi è venuto largo 80 e sono andata a creare il mio motivo in alto arrivando a un'altezza di 60. Quindi ripeto, il mio rettangolo è largo 80 cm, alto 60. E adesso possiamo andare a cucire per creare il nostro cocoon. E cucire è facile, si piega dall'alto verso il basso, quindi i 60 cm vengono ripiegati. E adesso io cucirò dall'esterno verso l'interno in basso, così, per circa 16-17 cm, forse anche 20, vi farò sapere con sicurezza, ma credo che 16 cm vadano bene. E farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi ho piegato e vado a cucire per circa 16-17 cm dall'esterno verso l'interno.
Poi decideremo se farci un bordino o se lasciarlo così com'è. Io credo che opterò per un bordino, però forse non utilizzerò questo filato ma il velluto. Sto ancora un po' decidendo bene il da farsi, però per adesso vado a fare le cuciture del mio rettangolo.